per un giorno, te la lasciamo, te la diamo, dimmi come mi ha chiamato, la nuova Jaguar. Abbiamo la giornata martedì 16 la presentazione, vieni a provarla, a guidarla in esclusiva. Ti faccio provare, gratis, non lo dico, ma è sottinteso, omaggio, parliamo, poi la scelta dei termini ci possiamo gestire la cosa. Investo molto poco, perché per fare una buona campagna di 6x3 diciamo che normalmente dovete mettere almeno una decina di postazioni, se non è efficace, diciamo che spendete circa sui 4-5 mila euro, circa, se volete fare una buona campagna di 6x3. Quindi l'investimento fatto così è sempre molto, molto, molto conveniente. E facciamo un riposizionamento, ti permette di acquisire e di avere sui tuoi clienti, di vendervi altro, quello che dicevamo oggi, e di avere clienti nuovi. Perché voi sicuramente non avete solo la necessità di ampliare, ma voi avete anche la necessità di acquisire nuovi clienti, no? Certo. Dovete pensare a come. Ci sono solo due modi. O fate pubblicità, investite. La pubblicità è quello dove, abbiamo già detto oggi, c'è il massimo investimento e il ritorno non è immediato. Cioè, se voi pensate di fare pubblicità un mese, due, e poi aspettare che vengano i clienti, non la fate. La pubblicità è un'azione che va pianificata ogni anno a budget. Quando si apre il 10%, investo 100.000 euro, il 10% lo devo investire in pubblicità. Se faccio un centro da 100.000 euro, 10.000 euro devono essere per la comunicazione. Gli anni successivi si calcolano normalmente il 5% sul fatturato, quindi se fate 200.000 euro di fatturato, 5%, 10.000 euro l'anno li dovreste reinvestire in comunicazione. Non è una cosa che si ferma, gli dovete dare continuità, altrimenti non avete risultati. Mi è capitato qualche struttura, hanno fatto un'uscita di 6x3, ma la gente non viene, ho detto, ma guarda che se tu pensavi di investire 3.000 euro di 6x3 e riempire la spa appena che l'hai aperta, allora lo fanno tutti, è molto semplice. Che ci vuole fare clienti nuovi? Fai l'uscita di 6x3 e riempi. Non lo so, cioè, è chiaro che devi dare continuità. Vuol dire almeno fare 6 uscite l'anno, almeno. Io adesso poi parlo in occasione di festa della mamma, vieni in dermoestetica con tua madre, per te il trattamento, porta tua madre nel mio centro, a te il trattamento lo facciamo per tua madre gratuito, per tua madre gratis, festa della mamma. A Natale regala benessere, non lo so, si possono fare le classiche campagne viso, campagne corpo, no? Ci sono le varie, diciamo, stagionalità importanti, i vari eventi, festa della mamma, San Valentino, questi sono i classici proprio, no? Natale. E poi da lì andiamo a utilizzare queste armi. Ma vi posso garantire che funzionano. Nel trattamento, questo che dicevamo prima, molto importante, no? Il visual merchandising, tutti quegli strumenti all'interno di una struttura che servono a mettere in evidenza quello che facciamo, soprattutto in questo caso a stimolare gli acquisti di prodotti, incoraggiare gli acquisti di impulso. Questi sono cosiddetti strumenti di visual merchandising, li avete visti in profumeria, ho preso degli esempi che sicuramente riconoscete. Si chiamano pop display, in inglese point of purchase, punto di acquisto, pop display. Questo lo sanno di solito molto bene quando rimangono a proporre in profumeria agli agenti, ma ti do due pop display. Come bisogna allestire una vetrina? Io mi auguro che questo lo facciate, eh? Non avete aree per vendere? La vetrina fuori non c'è? Ah, no, certo, non ho la vetrina fuori sulla strada perché è un appartamento interno. No, sulla strada no, 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 la vetrina. La vetrina intesa? È l'identità, è l'identità. Infatti, come vetrina, nel senso come la. No, 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 se ce l'ha sulla strada non la fa, chiaramente, no. Però come vedete, spaziare gli scaffali a seconda del tipo di prodotto. Lo chef talker sono quelle. Quelle etichette che si mettono sotto al prodotto con la linea, non so, ce l'ha Gerard? Non so se ce l'ha. Di Chef Talker? No, no, non ce l'ha. Chef Talker vuol dire letteralmente. Allora,
chef è uno scambio.